Benvenuti sul mio canale. Oggi nuovo video, farò un weekly vlog finalmente dopo tanto tempo che comunque non li faccio. Adesso sono a casa, c'è anche William che sta mangiando la pizza. Ciao. Sta mangiando la pizza per pranzo, dico vabbè, cambiamo sempre pasta. E niente, faccio questo weekly vlog perché sono felicissima, non vedo l'ora. Allora, stasera, oggi è sabato, però sto video penso che lo vedrete lunedì mattina, credo. E mi porta a cena fuori. Andiamo a cena fuori per fatto di San Valentino, e che è stato, vabbè, il 14, che era mercoledì, non mi ricordo. E ovviamente non ci siamo potuti andare quel giorno, a parte non ci siamo voluti andare noi perché comunque è pieno di gente. E anche perché comunque lui dopo la mattina lavora, io pure devo portare mio figlio a scuola e quindi faceva fatica, insomma, andare così, dopo toccava fare tutto di fuga. E quindi mi ha detto: guarda, andiamo a cena fuori sabato sera. Andiamo a mangiare il pesce, sempre sulla Senigallia. Lui sta da me per le 4:30 più o meno. E dopo, insomma, partiamo, andiamo su da lui. E poi, insomma, quando è l'orario per andarcela fuori, andiamo. E non vedo l'ora. E l'altra cosa che non vedo l'ora, che è domani, quindi oggi io faccio un pezzo di video oggi, che è sabato, poi domani, che è domenica, faccio un altro pezzo di video, quindi faccio weekly vlog, sia per stasera, per il fatto che la macina fuori per San Valentino, e sia per il fatto per domani che andiamo all'IKEA, che mi vado finalmente a comprare la scrivania per fare la ricostruzione unghie. Alcune ne ho viste, una l'ho vista e mi tenta molto, dopo comunque bisogna andarla a vedere dal vivo, ho preso già le misure tramite la camera mia, la scrivania, insomma, eccetera. E quindi sono contenta, almeno così finalmente ce la faccio, che in camera mia faccio una bella postazione. Dopo non sarà finito qua, nel senso, dopo aver fatto comunque la scrivania e tutto, compro quei due scaffali che dentro ci metti tutta la roba. Poi farò dei scaffali, diciamo, attaccati quelli del muro, così sopra metterò altre cosine, eccetera, eccetera. E quindi la voglio fare molto molto carina. Il letto, lo so, lo sposto un po' più giù verso, vabbè, la finestra, così la scrivania c'entra e sto a posto. Comunque dopo più là Roberto mi ha detto che mi farà, perché mi compra tutto lui come regalo di San Valentino, e più là mi ha detto che mi comprerà anche apposta una poltroncina, no, una poltroncina, scusate, una sedia, proprio quelle più comode, tipo quelle da ufficio nere, diciamo, più comode, che così sto anche più comoda io a seduta e così lavoro meglio. E sono stra felice e non vedo proprio l'ora. E niente, quindi così. No, perché lui in teoria mi doveva fare sta roba per il compleanno mio, che è il 3 di marzo, che poi capita proprio giusto di sabato. Però l'ho stressato un po' io, nel senso, ho detto se me lo poteva fare per San Valentino, perché comunque io sono piena di roba, non so più dove metterla, almeno così sistemo anche, capito? Per quello, se no potevo aspettare pure un anno per dire che c'ho da sistemare un sacco di cose. E almeno lì dove c'ho tutte le cose io per la ricostruzione unghie, mia madre dopo lì almeno ci può mettere anche altre cose, eccetera, eccetera. Perché, come vi ripeto, ho una casa già piccola, quindi non la metto la roba, mi serviva apposta la scrivania, almeno mi faccio una specie di, come fosse, tra virgolette, una stanzetta, no, tra virgolette, una stanzetta dove io lavoro e faccio ricostruzioni unghie, eccetera, eccetera. In più lì dopo comincerò a fare i video lì in camera, perché io ogni volta che li faccio qua in sala, c'ho il PC, mi tocca levare il PC, fare il video lì in sala, a meno che non devo fare video di trucco, make-up, che comunque faccio in cucina. Ogni volta mi tocca levare il PC, eccetera. Almeno così il PC sta lì, quello portato, non devo levare per niente, sta lì, boh, bello, tranquillo. E invece là in camera mia posso fare video tranquillamente, non devo levare niente, insomma, ecco. E poi ovviamente quando avrò sistemato tutto, che avrò fatto la mia postazione, quindi credo o domenica, appena la prendo, che la montiamo, sistemo o domenica o lunedì, non lo so, adesso vedo. Appena ho sistemato tutto, tutta la scrivania, ho messo tutta la roba tutta a posto in ordine, comunque vi farò il video della mia postazione per quanto riguarda la ricostruzione unghie. E poi più in là, quando metterò le mensole, no, i scaffali, scusate, le mensole entro il muro, eccetera, farò un aggiornamento della mia postazione unghie. Poi anche per quanto riguarda il trucco, perché i trucchi pure adesso ne ho acquistati veramente tanti, cioè nel senso, nei corsi di quest'anno, insomma, e mesi, ne ho presi tanti. E quindi pure quelli in sodometria, io mi fa prendere quei scaffali lunghi, alti, che c'è un sacco di cassetti dentro, e lì ci metto tutta la roba che riguarda il trucco e penso di metterlo sempre comunque in camera. Poi
perché praticamente la casa mia, c'è cioè tutta la roba mia praticamente, tra le unghie, tra i make-up, i vestiti, mi pare mai sarei più mettendo la roba loro, no? Di qua, di là. E vabbè, no, William ce l'ha i cassetti apposta, un armadio apposta per lui, per i vestiti, eccetera. Però almeno così levo anche un po' di roba, sistemo anche un pochino, sono così in carino, è un casino, e poi a me piace mettere tutto carino, tutto in ordine, e quindi poi non vedo l'ora di farvi questo video della postazione unghie. Poi quando sarà che metterò queste mensole, farò l'aggiornamento della postazione, e in più quando farò, che comprerò quest'altro scaffale con tutti questi cassetti, il trucco, faccio vedere quella, insomma, la cassettiera, insomma, diciamo che c'ha tutti questi cassetti, senza, non è proprio prestazione make-up, perché lo metti insieme a quello delle unghie, quindi alla fine. E niente, quindi ho deciso apposta di fare questo weekly vlog, dato che domani andiamo all'IKEA, così riprendo anche un pochino, vi faccio vedere qualche scrivania, qualcosina, così, insomma, vediamo quello che riesco a riprendere, ecco. E quindi sarà un weekly vlog tranquillo, molto molto calmo, insomma. Perché domani in teoria dovevamo andare al carnevalo. Perché in Ancona il carnevale si chiama il Carnevalò, in anconetano, il Carnevalò. Però l'hanno spostato perché hanno detto che piove, quindi l'hanno spostato il 25 di febbraio, la prossima domenica. E poi io avevo intenzione di truccare a William, che lo volevo da zombie, già l'ho preso per farlo qua ante il viso, di truccarlo da zombie. E quindi allora ne approfittiamo domenica ad andare con calma all'IKEA, me lo faccio anche tutto con calma, insomma toccava fare tutto di fuga, se portavo Willy a carnevale, a ritornare, eccetera, e ste robe bisogna avere la calma, e quindi niente, così. E quindi dopo, quando andremo a El Carnevalò, vi farò, ovviamente farò il videovlog, insomma, ecco. Scusatemi per la mia faccia pessima, stamattina non mi sono truccata niente, ho messo solo una matita così, che infatti dopo mi trucco, quindi alla fine mi vedrete anche truccata dopo, quindi scusatemi, mi devo vestire meglio, insomma, eccetera, eccetera, che non so nemmeno cosa mettermi per... Faglielo vedere a William, per stasera, per andare a cena fuori, non so, a cena fuori, non so che cacchio, come vestirmi, boh. Perché William sta mangiando queste caramelle qua, falle vedere. Io ho preso queste qui, quelle che... Dov'è? Quelle che picca? E sta a fare la faccia. Qui c'è anche lei di chiappa, dai, dai, chiappa. È l'inferno, sta. Cos'è? È l'inferno, sta caramella. Loro te pone di che la compri e fa, perché lui gusta, fa così, che picca, tipo. A me mi piacciono le cose piccanti. A me mi piacciono le cose piccanti. Lui piace le cose piccanti. Niente, allora, l'ultima cosa, che già sono arrivata a 7 minuti, mi sono rifatta le unghie. Questa è la ricostruzione con tip, già comunque l'avevate vista su Instagram, su Facebook, e qua ho deciso di fare, se mette a fuoco, dai, insomma, no, così, la coniglietta, guardate c'è carina, la coniglietta, è carina tanto. Mi piace come è venuta. E ho scelto sto rosa, che gioia, di passione unghie, molto molto bello. E qua ho usato tutti i colori di passione unghie. E qua invece l'ho fatte semplici così. E qui ci ho messo le pagliettuzze rosa, insomma. E niente, quindi ho fatto queste unghie qua. E già sono pronta per Pasqua io, perché ho la coniglietta. Vabbè. Dopo, chi è che le vuole vedere meglio, basta che va sul mio Instagram, che è GretaNelis89, e il mio Facebook, Greta Isabel Minardi, insomma, il nome mio. Niente, dai, allora vi saluto e noi ci vedremo più tardi, insomma, dove mi vedrete già truccata, credo. Ci vediamo dopo. Ciao! Ciao, rieccomi! C'è anche Roberto. Ciao! C'è anche Lady. Questo qui è il trucco che ho fatto per questo sabato. Ho fatto sulle tonalità del blu. E il rossetto, quello nuovo della Kiko, quello blu. L'altra volta, ante la live, avete visto che avevo messo quello sul verde militare. Aspetta che chiudo il finestrino. Ecco. Matto. E niente, stavolta invece ho usato questo qui blu, bello, della Kiko, sempre matte, un lip gloss. Bello. Niente, già Roberto è venuto giù, tutto quanto. E niente, adesso siamo partiti per andare su a Senigallia. Che devi andare da qualche parte Ah, prima? adesso non ci potevamo andare, che era il 5. No, 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 ma c'è domani con calma, lascia perdere. Vabbè, intanto dai, vediamo cosa fa Senigallia, se volevo fare un giro intanto prima di andare a cena fuori, come vi ho detto già stamattina, che andiamo a cena fuori. Andiamo, che andiamo a mangiare il pesce, come già vi ho detto. Dove?
non lo so, il ristorante quello lì solito doniamo sempre. Perché? Niente da fare il deficiente. Comunque ok. E niente, siamo partiti. Dopo casomai riprendo un po' prima che arriviamo al ristorante, anche dentro se ce la faccio. Volevo riprendere il cibo, volevo far riprendere, mi gustava. Volevo riprendere il cibo, quello che mangio. Perché prendo l'insalata di mare, mi stava venendo un'altra volta l'insalata di riso, l'insalata di mare e mi sa che prendo anche i gamberetti in salsa rosa. Faccio l'antipasti? Sì, è una figata. No, ok, prendo solo l'antipasti, prendo. No, allora prendo, ecco, insalata de mare, sì. Vabbè. No, il riso no. L'insalata de mare, poi prendo i gabretti in salsa rosa e le patatine fritte, stop. E la Coca-Cola, perché tanto io vino, birra e trovi qui non bevo. Ma cosa fai? Ma se io voglio mangiare così, che te frega? Ma a me mi basta, dopo io mi sazio, eh. Perché te sazio? Mi sazio, te non ti preoccupare. Te cosa prendi? Non sai. Il fritto... Pesce arrosto, ok. Lui il pesce arrosto, forse. Mi vedete gialla perché sono in galleria. Qua appare nero. Ce l'ho nero poi, però vabbè. Però non è un lipo rossetto normale. Mio padre prima mi ha chiamato Mortisia. Non mi ha visto truccata così. Vabbè. E niente, sì, mi prendo l'insalata de mare, i gamberetti in salsa rosa e le patatine fritte. Sto a posto. Cosa vuoi? Dopo, se ci dovessi avere prame, se ci dovessi avere fame, prenderò qualcos'altro, no? No. Ok. Va bene. Oh, è vero, anche i spiedini. Antipasto ne prendi uno, infatti, l'antipasto. Però a me mandava tutti e due. Quanta roba più, 800? L'insalata di mare. Allora prendo insalata di mare, spiedini e patatine fritte, dai. Bravo, non ci pensavo. I spiedini, che i spiedini sono veramente buoni, i spiedini di pesce sono buoni e mi piacciono veramente tanto, buonissimi. E quindi cazzo che la panda, ce la fa sempre con le macchine. E niente, dai, allora sì, allora prendo così, sono appannato, che ci sono. Niente, ci vediamo dopo, ciao, eccomi, ciao. Ah, siamo partiti, sono le 7:28, Roberto adesso è andato in farmacia. E sentito il suo suono tu è perché ha messo ovviamente le quattro frecce. E niente, adesso io sto ferma in macchina, il trucco non mi è andato via, ce l'ho ancora intatto e il rossetto sì, l'ho dovuto rimettere un pochino, però non mi sarà andato via, solo qua, solo qui e basta, niente di che. E niente, non sarà un vlog chissà che cosa, già ve lo dico. Sei chiaro? No, vabbè, perché tanto non so nemmeno cosa riprende stasera, cioè oggi, perché comunque alla fine c'è un ristorante, meno che non sta in macchina, vi dico com'è andata, perché comunque si è ripreso stamattina a casa per farvi dire che faccio questo wiki vlog di oggi e domani. Poi, ecco, venuta a prendere, ho fatto quel pezzo di video che stavo in macchina mentre stavamo a venire su a Senigallia. Poi niente, siamo stati a casa, niente di che, ho visto un po' di televisione, non ho fatto niente di che. Dopo ho fatto uscire la mia patata, Lady, quindi ho fatto tutti i suoi bisognini, poi ho dato da mangiare, quindi sta a posto. Mi vedo appannata, cos'è così, no? E quindi sta a posto. Roberto lo stesso col cane suo, con Armando, con Armandino. E niente, adesso 7:30, si è fermato qua un attimo in farmacia, poi andiamo verso il ristorante e non so fino a che ora mangeremo. Comunque riprenderò anche un pochino dopo il ristorante, sperando che la gente non mi guarda, che sapete che ancora non ce la faccio quando vado faccio il vlog, che vado in giro, ancora non ce la faccio, sta col telefono in telemano, mi vergogno ancora un pochino, sono rimasta ancora un po' timidina e yeah, perché alla fine il giudizio degli altri va a fanculo, non che te frega, però sai, la gente ha proprio le palle. Sta arrivando già Roberto. E quindi no, vi stavo dicendo per quanto riguardava di riprendere con i video, col telefono, ma riprendo, ho ripreso prima e dopo e adesso. Riprendo un po' se ce la faccio dopo il ristorante, ovviamente dopo quando ritornerò a casa di Roberto. E poi dopo, comunque domani dopo riprenderò un po' lì all'Ikea, insomma. E dai, ci vediamo dopo in casa al ristorante se ce la faccio. Ciao anche Roberto, è arrivato. E là. Roberto, dopo, non sei bello.
dopo il viso. No, perché stai impassibile. Ma sai che vai su YouTube questo? Correre. Atti si mosso gli occhi. Ciao! Rieccomi, tin 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 tin. E niente, alla fine non ho, ho ripreso solo quel pezzetto che ho fatto vedere Roberto che stava così impalato per 5 minuti. E che dopo comunque qua a fianco c'erano altre persone, della altre persone eccetera eccetera, non sono andata a riprendere, insomma. Non ho ripreso nemmeno i piatti, quello che avevo mangiato, però ho fatto delle foto, vabbè. E che praticamente alla fine non ho preso più l'insalata di mare, ma ho preso le vongole, quelle che c'ha il sughettino, no? Che mangi così. Poi ho preso i spiedini, quelli li ho presi, e patatine fritte, basta. Invece Roberto ha preso le cozze e le sogliole, la sogliola. Ce n'erano le tre, dopo una me l'ha data a me, io ho dato uno spiedino, insomma, ho fatto uno scambio, eccetera. Io adesso comunque intanto mi comincio a struccare. Il rossetto, questo qui ci sono rimasta male, soltanto quelli della Kiko che costano 7,90€ all'uno. Sti lip gloss, è bellissimi, cioè durano tanto se comunque non ci mangi, non ci bevi. Allora ti dura, ho fatto caso, almeno su di me, di quella esperienza che ho provato io, casomai sotto in questo video fatemi sapere se qualcuno di voi ha acquistato dalla Kiko da 7,90€, mi pare, 7,40€, non mi ricordo. Insomma, comunque se 7€ questi lip gloss dalla Kiko, così fatemi sapere anche praticamente cosa mi leggo i capelli, perché mi strucco e poi dopo me la lascio qua dalla faccia. Mi dite se anche a voi vi fa così, insomma, ecco. E vi dico, cioè a me mi dura, lo metto, eccetera, mi dura, tutto a posto. Però ho notato che praticamente quando mangio, cioè mi ha andato via tutto, guardate, non c'ho più niente. Mi è rimasto un po' qui, devo... e basta, però va bene. Ah, mi vado a struccare con questo qui, che è struccante bifasico, molto buono. Questo qui l'ho acquistato al Dico, vabbè, supermercato che abbiamo qua ancora. Poi io mi porto sempre i dischetti, no? Quelli dove vattano per struccarti. Mi sono scordata, porca miseria. Dico, vabbè, Roberto, hai detto, a Roberto, hai detto. Casomai io mi struccherò con la carta igienica, che devo fare, di niente. Lui mi ha detto, guarda, ci dovrei avere l'ovatta, meno male, mi ha salvato a l'ovatta e quindi mi lavo con... cioè, mi strucco con... l'ovatta, insomma, ecco. Ecco, già ho fatto cascare bene. Sperando che lo metto questo qua. Comunque, le sopracciglia, vedete, stavolta mi è venute benissimo. Cioè, benissimo, sono venute bene. Che ho usato quel pennellino per le sopracciglia, tipo effetto tatuaggio. Infatti, da lontano, perché ho le sopracciglia tatuate, mi piace come effetto. Che praticamente... adesso però mi sfascio tutta, l'ho presa da Kiko, che l'ultima volta che me l'ero messa mi era venuto male bel po', ma perché stavo a fare una live su YouTube non mi è venuto bene, e alla fine dopo ci ho passato la matita, ho levato, però vabbè, tanto guardate il trucco. E niente, io ragazzi non vedo l'ora veramente che arriva domani, che è domenica, che mi vado a prendere questa scrivania. Quindi voi quando vedete sto video, già la scrivania l'avrò presa, avrò messo già tutto a posto, eccetera eccetera, perché credo, come ripeto, come ho detto prima, già lo vedrete praticamente lunedì, penso, credo, questo video. Quindi già la scrivania l'ho presa, eccetera eccetera, però vabbè, non sono sgraffiata con l'unghia, ok, fa niente, brava Greta. No, comunque a parte questo, mi sono cosata un occhio. Siamo stati bene, abbiamo passato una bella serata, non siamo andati in giro perché comunque è diluvia, cioè ha cominciato a piovere quando stavamo dentro al ristorante, e vabbè, anche perché quando vai col freddo preferiamo più a sta a casa del nostro lettuccio al caldo con Netflix, alleluia, perché lui ha preso The Netflix, aie de Netflix, ha preso quello un mese che lo puoi vedere gratis per mese, no? Per vedere come te ci trovi, per vedere se i film ti piacciono, poi se lo acquisti. Siccome lui c'ha premium, perché altro l'ha preso per vedere le partite, e io invece su premium, che lui ha dato il codice anche a me, io invece guardo tipo l'Isola dei Famosi, tipo che lo fa lunedì sera l'Isola dei Famosi, no? E io non posso vedere tutto perché comunque devo via presto la mattina, devo portare mio figlio a scuola, eccetera. E... aiuto... e quindi vedo solo un pezzetto e poi
Il giorno dopo me lo vedo su Premium, oppure ecco le puntate del Grande Fratello, insomma, oppure se c'è qualche filmetto che voglio vedere o una serie, così sì. E lui comunque stava pensando delle va a Premium e fasse tipo Sky o anche Netflix per le partite, che alla fine lui ci guarda solo le partite, eccetera. A me mi va bene lo stesso alla fine. Se dovrei perdere qualche puntata dell'Isola che è, dopo lo troverò su internet, su mediaset.it. Mi pare, quindi alla fine lo guardo lì. E quindi niente, che altro dirvi? Niente, sto vlog, vabbè, di oggi sabato è stato un po' così, mi piaceva riprendere anche, ma adesso sono bassa, dovrei essere andata così. Volevo riprendere un po' di più, ma tanto non è che siamo andati in giro altre cose, però comunque ho fatto un vlog anche perché, dico, anche se non faccio niente di che, però... Guardate ancora, mi era piaciuto farlo perché comunque veramente tanto che non faccio vlog e quindi l'ho voluto fare. Che poi ripeto, non è un vlog ma un weekly vlog col fatto che domani andiamo all'IKEA, quindi domani riprendo. All'IKEA voglio riprendere sperando di riuscirci, di non avere la gente appiccicata che ti sta a guardare così, che pare che ti stai, boh, pare in alieno quando ti vede con il telefono telemano. Però vabbè, insomma. Mannaggia, non scordate i dischetti, però con la vatta funziona benissimo. E questo poi, questo struccante qui, ti rende la pelle, io già ce l'ho liscia proprio veramente tenera, la pelle proprio morbida, e questa te la rende ancora più morbida, guardate ancora, un altro po'. E poi penso, credo di aver fatto. Mi sono messa anche il correttore, quello lì della Kiko, è ottimo, copre veramente bene tutte le imperfezioni, ancora soffio. Cos'altro di trucco, quindi un altro po', mi sa che questa è l'ultima botta, credo, penso. Credo e penso. Comunque sotto a questo video commentatemi, fatemi sapere chi di voi ha questi, ve lo ridico, vabbè, questi lip gloss della Kiko, questi matte, e se pure a voi invece fa che comunque stanno in giro, eccetera, eccetera, quanto vi dura. Però senza né mangiare, senza bere, voglio sapere, senza se mangiate, senza né bere, voglio sapere quanto vi dura, perché oddio, mi stava strozzando con la saliva, che bella, brava Greta, bene, l'ho fatta pure di capelli, ma va bene, posso, non c'ho quasi più niente, e se invece quando ci mangiate o bevete, se vi va via, insomma, oppure no, ma guardo un attimo qua, mi pare che sto a posto. E dopo in caso mi fate sapere. A posto. E niente, ragazzi, ragazzi. Allora, io vi saluto. Adesso mi do una bella sciacquata con l'acqua, insomma. Mi do una bella sciacquata al viso. Mi do una bella botta. Poi mi vado a mettere il pigiama. Cioè, sotto l'ho messo. Mi manca la parte sopra. Sopra c'è sopra questa maglia qui, la camicetta nera. Vabbè, sai, per andare al ristorante, eccetera. Sono messa solo il pigiama di sotto, quindi i pantaloni, adesso vado a cambiare. Ci vediamo un filmetto perché comunque è presto, che noi siamo andati su prestissimo. Infatti è le 10:24, sono solo stiamo al ristorante. E che dirvi? E niente, dopo andiamo a nanna. E anche perché sono stanca morta, mi sa che crollo proprio, perché veramente io stanotte non ho dormito niente, è un periodo che mi sveglio poi alla notte 2 o 3 volte, non riesco a dormire. Poi se mi addormo, che ho trovato una bella posizione, che sto tanto bene, mi sono alla sveglia. Sempre così. Bene. E niente, dai, noi ci vediamo domani quindi con il continuo di questo vlog, dove andremo all'IKEA. Prendete la scrivania, io me lo prendo. A domani, buonanotte, anche se per voi sarà, non so, quando vedrete questo video, un buongiorno, un buonasera, un buonanotte, un buon pomeriggio, non lo so. Un bacio a domani. Ciao, ed appena faccio così, e poi vedete che la rilevo, è mattina. A domani, ciao. Buongiorno, ciao, eccoci qua, Giacomo Roberto. Scusate per la mia faccia sconvolta, ma è mattina, è l'11. E 10 adesso verso, scusatemi la mia faccia sconvolta, ma comunque si sono svegliati, quindi così. E
E niente, verso mezzogiorno 20, mezzo più o meno così pranziamo, poi dopo Roberto un'oretta come al solito va a dormire, mentre lui si mette a dormire io intanto mi vesto, mi trucco, mi preparo perché partiamo presto verso le 2, quindi stiamo giù da me per le 2 e mezza, una mezz'oretta tanto ci vuole la macchina, e così lascio a Lady a casa e poi ripartiamo che andiamo all'IKEA, così finalmente vado a vedere se scrivanie anche coi cassettoni, vediamo un pochino. E niente, dai, allora ci vediamo più tardi in caso, dai, vedo se faccio un pezzo di video mentre mi trucco, se no direttamente dopo, non lo so. Penso dopo, dopo vedo un attimo. E va bene, ci vediamo dopo. Ari, ciao, eccomi qua. Allora, sono pronta per truccarmi, ma il fatto brutto, no, bello, che mi sono scordata una paletta da portarmi da Roberto. Quindi praticamente mi metterò soltanto crema, fondotinta, correttore, mi farò le sopracciglia. E niente, fondotinta, mascara, rossetto e niente, basta, alla fine mi metto un po' di mascara, di eyeliner, queste cose qui e quindi un trucco normale, insomma, niente ombretti, niente di niente, che come una scema mi sono scordata la palette. Bene, brava Greta, come vedete qua ci sta, già ho preparato tutti i trucchi per truccarmi, ma tutta roba per truccarmi, ma mi sono portato i pennelli per l'ombretto, ho capito tutto. Tutto e mi sono scordata la palette, benissimo, va bene, no, ho quello che mi dà fastidio perché comunque mi trucco solo il sabato e la domenica, proprio il trucco, dico, proprio a fondo, insomma, fondotinta, di tutto, di più, ombretti, eccetera, e niente, vabbè, quindi mi tira un po' il culo perché, ecco, mi trucco solo il sabato e la domenica, dico, almeno il sabato e la domenica mi trucco un po', ma niente, vabbè, mi sono scordata la palette, succede, pazienza, e quindi niente, adesso mi preparo, mi trucco e alla fine quando partiremo farò un video, cioè prenderò un altro pezzo di video e vi faccio vedere il trucco lo stesso, alla fine vi faccio vedere anche che rossetto ho usato, ma che è questo qui della KB, no, non è della KB, dell'RB, del Royal Beauty, scusatemi, comunque ok, ve lo farò vedere lo stesso, niente. Roberto adesso dorme, sono le 1:40, credo che per le 2:15, 2:30 partiamo e niente, mi trucco quello che mi posso truccare e niente, ci vediamo dopo. Ah beh, no, è vero, devo andare in chiaro, niente, scusate, stavo parlando e niente, vedete, alla fine mi sono truccata così, ho messo fondotinta, terra, blush, questo rossetto, correttore, mascara, eyeliner, sopracciglia, vabbè, fate un po' così. Grazie. E basta, ma che c'è? Dovevo far vedere che te truccavo io. Vabbè, oggi no, faremo un'altra volta, dai, la prossima volta, sì, perché volevo fare un video dove Roberto a me mi trucca praticamente, però vabbè, oggi adesso sono le 3:02, siamo arrivati già in Ancona, comunque ho portato le idee a casa e tutto, adesso siamo partiti che stiamo andando all'IKEA per andare a prendere questa scrivania e niente, dai, allora ci vediamo dentro, casomai riprendo un pochino qualcosina per farvi vedere quello che c'ha, a parte lo sapete, però così per fare il vlog, insomma, ecco, e niente, dai, ci vediamo dopo lì all'IKEA. Aspetta, sto a riprendere per far vedere. Se no, questa con questa, così. È nera e bella, però. C'ha i cassettini. Questa c'ha il cassetto, solo che quella c'ha, vedi? Però anche questa a me mi piace tanto. Questa è troppo lunga. Questa a me mi piaceva, queste qui con i cassetti qua, così. Sì, è troppo lunga. Non va bene questa. No, va bene lo stesso, ho detto mamma. No, è troppo lunga, questa è 1,50 m. No, vabbè, uguale. Il letto lo metto più giù. Questa va benissimo. Così. No, ho saputo questa. No, 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 questa non mi piace. Cioè, è carina. Questa? Sì. No. Questa? Antica, tipo. Sì, c'ha lo sbrego. Ah, no, no, quella laggiù no. Ma questa, sai che questa mattizza? Quella è bella, però questa qui è mo. Però lo sai cos'è? È troppo corta. Perché questa. No, questa è troppo corta, corta, mi serve, sì, un po' più lunga. Questa del fianco, no? Sì, ho capito, ma l'aspiratore è gigante. Qui la lampada è la fre. No. Secondo me questa qui è lunga. Questa qua, si aggiunge questo blocco qua, così come ti ho fatto vedere. Rifà vedere. No. Così non viene lunga come quella a sto punto? Sì, ma lì non c'è i cassettoni, questo dopo sotto non ti c'entra, Come non c'entra, no? Qua. Quello lì c'entra. Non c'entra. Ah, vabbè, perché tutti grandi così? Non c'entra. Vedi che non c'entra. Ah,
e altri uguali. Quello per quelli questo dire, metti il piatto. Allora, tu già qua guarda. Non so se c'è altre scrive. Tu già qua c'hai un cassetto per metà roba. Mm. Un altro cassetto lungo per metà roba. Qua ci puoi mettere tutte le robe in fila. Vedi, c'è tutte le mensole già. Più prendi questo qua con tutti i cassetti, sei a posto. Libretto, prendo, l'hai messo. Sta qua. No, scusa, il foglio non ti serve. Oh. Eccomi qua, allora adesso siamo ritornati a casa e c'è sta mio padre Roberto che mi stanno montando la scrivania. Alla fine ho preso quella che avete visto all'inizio, che ho fatto vedere un pezzo di video lì, è dell'IKEA, e che Roberto mi stava a far vedere, no, come potevamo fare con la scrivania. Alla fine ho preso quella. Aspettate, mi sto a fare un pezzo di video un attimo. Che c'è? Cosa mi vuoi dire? No, dopo devo fare le cose che ho trovato dalle figlie. Ok, dai. No, era mio figlio un attimo. E non ho ripreso tanto perché dopo, appena avevo preso la scrivania, ho preso sia la scrivania che uno scaffale a parte, che così viene un po' più lunga, e c'ho, siccome ho tante cose per le unghie, quindi almeno la metto proprio vicino alla scrivania e lì ci metto le altre cose. E soltanto non ho ripreso tanto bene perché comunque stavamo de fuga, perché poi Roberto dopo stasera parte, vabbè, che deve vedere la partita, a parte quello di preparare la valigia, che lunedì parte, che va a Roma per lavoro, non so quanti giorni ci sta, se ci sta una settimanella o qualcosa di meno. Comunque, se ci sta una settimanella torna a casa per venerdì comunque, e quindi ho fatto proprio una cosa di fuga, scusatemi, velocissima, quindi non ho potuto stare lì a riprendere con calma, che non siamo andati lì a fare la passeggiatina per andare a vedere le cosine, così da un giorno comunque abbiamo deciso di riandarci, però con calma, a prendere altre cosine eccetera eccetera, poi vediamo. E niente, come avete visto, comunque il pezzo di video adesso la stanno sistemando, e se facciamo in tempo, se ce la fanno in tempo prima delle 7 a montarmela, passo subito dai cinesi e vado a prendere praticamente il cestino, che mi serve anche il cestino per metterlo sotto alla scrivania per quando faccio le unghie, praticamente quando usi i pad per sgrassare l'unghia lo butto lì direttamente lì sotto. E niente, insomma, questo, e sperando che facciamo in tempo. E più volevo prendere un asciugamanino carino proprio per sopra la scrivania, per non lasciarla proprio così, nemmeno per rovinarla, insomma, ecco. Niente, mi dispiace che comunque più di tanto non ho ripreso su Wico Vlog, è stato un po' sciallo, diciamo, un po' così, però comunque lo carico lo stesso, perché alla fine da un pezzo che non facevo un vlog, comunque cosa sempre diversa, insomma, diciamo così. E la scrivania finita, cioè montata, finita, non ve la faccio vedere perché comunque vi volevo fare apposta la postazione per quanto riguarda la ricostruzione unghie, quindi vi farò vedere sia la scrivania e poi dopo vi farò vedere ovviamente la mia postazione unghie, comunque sarebbe la scrivania con lampada, fresa, insomma tutte le robe che ho. E quindi niente. E niente, io vi lascio qua, il video vlog finisce qui, e grazie comunque per chi ha visto il video fino alla fine, arrivato a questo punto lo ringrazio tantissimo. E se dovessi andare ai cinesi ovviamente lo riprendo, che faccio una cosa veloce anche lì, quindi inutile che riprendo. E niente, adesso vado di là cercando di dare una mano anche a mio padre e a Roberto per sistemare insomma bene la scrivania, se riesco anch'io qualcosina li aiuto. E niente, spero che comunque questo video vlog vi sia piaciuto lo stesso. Io vi mando un grandissimo bacio, se volete sotto il video commentatemi, e noi ci vediamo presto al prossimo video. Ciao.